Allora, bene, se ci siete tutti possiamo iniziare, poi ovviamente i ritardatari sono comunque benvenuti. Allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo di questo incontro sarà intanto affrontare ovviamente appunto un tema di particolare attualità, quale quello dello scioglimento degli enti locali a norma del testo unico degli enti locali per infiltrazioni mafiose. E per fare questo procederemo intanto ad una analisi, ad una disamina teorica dell'istituto, prendendo in considerazione le più importanti problematiche emerse nel dibattito giurisprudenziale, e poi scenderemo nel dettaglio del caso pratico completo. Concreto, perché andremo a prendere proprio dati alle mani e lo potremo condividere tramite la piattaforma Zoom, tramite la funzione condividi schermo, la questione appunto di uno scioglimento decretato recentemente nel corso del 2020 sulla base di una interessante relazione di una prefettura di un noto comune calabrese. Quindi andremo a prendere in considerazione sia la relazione prefettizia che prenderemo poi appunto in considerazione il decreto del Ministro dell'Interno. Allora, prima appunto di procedere, volevo però fare il punto sulla situazione concorsuale, nel senso che, come potete immaginare, la domanda che si fanno molti è quando si svolgeranno le prove del concorso. Beh, è una domanda che purtroppo non penso possa avere una risposta se non nel bollettino quotidiano della Protezione Civile, che ci ricorda che oggi abbiamo 2.500 contagi, che forse non siamo a rischio di lockdown, a differenza di quello che accade in Francia, però io non credo che se la situazione epidemiologica finisca con il peggiorare, non penso che si possa in qualche modo ragionare dello svolgimento delle prove concorsuali. Poi certo, è chiaro che tutto è possibile. Ieri si sono svolte le prove del concorso dei commissari di polizia, ma era un concorso con numeri limitati, in cui le prove preselettive si erano già svolte. La prossima settimana si svolgeranno le prove scritte del concorso al TAR, ma anche lì parliamo di un massimo di 350-400 persone, mentre i numeri appunto del vostro concorso, sebbene in sede decentrata, sono sicuramente complessivamente più alti. Quindi cominciamo col dire che in questo momento non sappiamo quando si svolgerà ovviamente appunto le prove scritte, non possiamo appunto sapere quando si dovranno svolgere le prove scritte, non possiamo neanche sapere quando si svolgeranno ovviamente le prove preselettive. A questo punto cosa ci resta da fare? Ci resta appunto soltanto la possibilità di programmare uno studio di breve periodo, e cioè adesso sappiamo che tra meno di un mese ci sarà appunto la pubblicazione del rinvio in gazzetta, vedremo che cosa appunto può accadere. Immaginiamo in realtà appunto per ipotesi di poter ragionare sulla scorta di un quiz preselettivo, di una prova preselettiva che si possa svolgere nei primi mesi del 2021, cioè se la situazione non precipita, intendo dire, se rimaniamo sull'orlo dei 2.500 contagi al giorno, se non succedono situazioni impreviste, forse si potrebbe pensare e ragionare a delle prove preselettive o appunto diciamo immediatamente dopo le vacanze di Natale, quindi potremmo pensare delle prove preselettive nel gennaio del 2021 con delle prove scritte nel mese di marzo-aprile, ma questo ovviamente se non precipitano gli eventi. Vorrei ricordarvi che a marzo-aprile dell'anno scorso eravamo in lockdown, quindi sono, diciamo, discorsi che per il momento lasciano il tempo che trovano, per cui noi dobbiamo concentrarci esclusivamente appunto sulla preparazione, a prescindere appunto dal momento in cui verranno a realizzarsi le prove. Anzi, questo è un elemento di difficoltà ulteriore, perché paradossalmente dobbiamo essere pronti allo svolgimento delle prove anche se le prove si debbano tenere a febbraio, o a maggior ragione se le prove si possono tenere a marzo-aprile. D'altra parte non abbiamo alibi, non abbiamo scuse, perché il bando è stato pubblicato un anno fa, il 19 novembre, quindi praticamente non potremmo dire che non ce l'aspettavamo, perché di tempo per studiare e prepararsi ce n'è stato, cioè c'è stato praticamente più di un anno. Quindi voglio dire, se anche le prove scritte si dovessero svolgere a febbraio, per ipotesi, o a marzo o a gennaio, anche se lo ritengo assolutamente improbabile, perché non ci sarebbero i tempi tecnici, non avremmo alcuna alibi. E da questo punto di vista, noi abbiamo avviato il corso già lo scorso anno, abbiamo avviato un primo corso da ottobre lo scorso anno. Il corso praticamente è terminato, anche se viene poi garantita ancora la fruizione delle lezioni a coloro che ovviamente si sono iscritti lo scorso anno. Abbiamo riavviato un corso quest'anno.
Il corso in realtà è iniziato ai primi di settembre con le lezioni di storia contemporanea. Oggi saranno disponibili le prime lezioni di diritto amministrativo. Lunedì inizieranno le lezioni di diritto costituzionale. È chiaro che il nuovo corso sarà un po' flessibile, nel senso che abbiamo un calendario, ma è chiaro che se poi le prove scritte dovessero svolgersi a marzo-aprile, dovremmo fare i salti mortali per chiudere il corso entro marzo-aprile e li faremo questi salti mortali, è chiaro. Venendo appunto adesso alla questione, diciamo, oggetto di dibattito, intanto ecco, se avete delle domande potete utilizzare l'apposita funzione e quindi diciamo potete appunto chiedermi qualcosa. Chiaramente non mi fate la domanda quando si svolgeranno le prove presentive, quando si svolgeranno le prove scritte, perché vi ho appena detto qual è lo stato dell'arte. Se avete appunto quindi intanto se avete domande sulla preparazione. E cioè domande sui manuali, domande sui libri, domande sui testi, domande su come gestire il ripasso, perché mi auguro che siate in una fase di ripasso, o comunque può anche darsi che mi abbiate intenzione di iniziare adesso e magari i tempi vi aiuteranno, e quindi magari a seguito di slittamenti delle prove scritte, le prove scritte potrebbero tenersi a giugno-luglio, e quindi anche iniziando a studiare adesso potreste anche farcela. Quindi, tanto ecco, apriamo la fase del dibattito e delle domande, ma che siano domande intelligenti, non domande del tipo quando usciranno le prove scritte, quando uscirà il calendario delle prove, perché non sono, diciamo, non c'ho ancora ovviamente la palla di vetro e quindi non vi ho appena detto qual è la situazione. Quindi se avete delle domande, se qualcuno vuole appunto intervenire, qualcuno vedo che sa già intervenire, come consiglia di programmare il ripasso? Sì, è una domanda intelligente, per carità, ma dipende, io non so qual è il vostro livello, e cioè ognuno gestirà il ripasso sulla base di quelle che sono le proprie attitudini. Se io mi sento più preparato in amministrativo, in civile, ripasserò storia. Se mi sento più preparato invece in storia costituzionale, ripasserò appunto le materie nelle quali mi sento maggiormente carente. Come gestire il ripasso? Intanto andando a coprire le materie sulle quali mi sento meno preparato. E poi appunto il ripasso lo gestirei, mi raccomando, spegniamo i microfoni cortesemente. Il ripasso, appunto, diciamo, il ripasso ovviamente lo gestirei. Il ripasso, appunto, diciamo, lo gestirei sulla base di un programma personalizzato, nel senso che dove mi rendo conto di avere maggiori criticità, andrei appunto ovviamente a ripassare gli argomenti, ma soprattutto guardate in questa fase. Più che il ripasso teorico comincia ad essere importante lo svolgimento delle prove scritte, perché come ho detto più volte, noi non siamo chiamati ad una prova orale, noi siamo chiamati ad una prova scritta, dobbiamo costruire un tema, dobbiamo saper scrivere, dobbiamo dare logicità ai contenuti e così via. Qualcuno mi dice adesso, leggo le domande per condividerle con tutti, come consiglia appunto di programmare il ripasso, consiglia alternare lo studio con la lettura di un tema o la scrittura di un tema? Sì, esatto, esattamente questo è quello che appunto volevo dire. Quale testo consiglia per il ripasso di storia? C'è un testo aggiornato? Ragazzi, ma che domande mi fate? Scusate, cioè, è storia contemporanea e quindi è chiaro che la storia contemporanea prende in considerazione il testo di storia che avevate lo scorso anno e lo stesso testo di storia che avete quest'anno. Non è che i testi di storia si aggiornano ogni anno. Ancora, poi qualcuno mi sta chiedendo se l'impostazione degli elaborati deve differire rispetto al caso del concorso in magistratura, nel caso affermativo in che termini? No, non deve differire affatto. Io ho fatto il concorso per la carriera prefettizia e quello in magistratura a distanza di pochi mesi, ero la stessa persona, ho fatto gli stessi temi. Non è che cambia l'impostazione del caso pratico, è ovvio, ma i temi sono quelli. Fare un tema significa fare una trattazione logico-giuridica, non è che c'è un tema per la magistratura, un tema per la prefettura. Questa è una grande frescaccia che qualcuno ha messo in giro su rete, ma i temi sono quelli, il concorso da consigliere parlamentare, il concorso in concorso in magistratura, il tema è il tema. Poi è chiaro, cambiano le prove pratiche, ma il tema è il tema. Quindi o sai scrivere in diritto o non sai scrivere in diritto. Cambia il livello di difficoltà, posso essere d'accordo, nel senso che appunto le tracce del concorso in magistratura sono iperspecialistiche, tarate sulla giurisprudenza ultima, mentre quelle della carriera prefettizia sono a più ampio respiro, ma cambia la domanda, non la risposta che io do. La risposta che io do come tema, come strutturazione del tema è sempre la stessa. Ancora, quanto è diverso nella struttura e negli approfondimenti il tema di civile amministrativo rispetto a quello della magistratura? Ve l'ho detto.
Nella struttura non è affatto diverso, cambia la domanda, cambia il tipo di traccia e questo lo potrete verificare semplicemente leggendo le tracce estratte al concorso per la carriera prefettizia e le tracce estratte al concorso in magistratura. È un fatto semplicissimo, leggete le tracce e capirete anche voi che quello che cambia è la traccia, ma non la risposta che devo dare io. Se io riesco a fare un tema aggiornato, citando anche la giurisprudenza, approfondito, più completo, più ampio, ben venga, ben venga, è chiaro. Questo vale ovviamente per tutti i concorsi pubblici. E poi, come consiglia di organizzare lo studio per chi si avvia da poco alla preparazione del concorso, consiglio di andare in chiesa e sperare nei rinvii il più a lungo possibile, perché vi ripeto, con prove scritte a gennaio-febbraio, adesso è un po' difficile iniziare a studiare da zero civile, amministrativo, storia contemporanea e diritto costituzionale. Se poi qualcuno mi dice, ma io comunque ho fatto il concorso per commissario di polizia, ho fatto il concorso in magistratura, il diritto civile e il diritto amministrativo comunque l'ho studiato, allora è diverso, allora nel giro di 3, 4, 5 mesi ci si può preparare, ma vi ripeto, è un discorso ipotetico, noi potremmo trovarci di fronte ad una scelta prudenziale del Ministero che decida di rinviare le prove a maggio dell'anno prossimo, soltanto le prove preselettive, con prove scritte a luglio. Potrebbero farlo, una scelta di massima prudenza, lo potrebbero fare. Allora, in questo caso, iniziando oggi, ai primi di ottobre, con le prove scritte a luglio, tutto si può fare, tutto si può fare, è chiaro. E poi, appunto, il testo di Melis è fermo al 93. Sì, è vero, ma il professor Melis mi ha detto che ci sono degli aggiornamenti, o meglio, non ci sono degli aggiornamenti, ma c'è il nuovo testo ultimo che si chiama Burocrazia, che è uscito adesso, in questi mesi, e che lo trovate sul sito internet della casa editrice Il Mulino. Il testo si chiama Burocrazia o la burocrazia e rappresenta ideologicamente la continuazione di quel percorso interrotto dal 1993 per arrivare praticamente ai nostri giorni. Quindi, anzi, ve ne avrei parlato anch'io, ne ho parlato quest'estate col professore, tra l'altro nella cornice bellissima della spiaggia di Alghero, ne abbiamo parlato al mare, e gli ho posto proprio questo problema che mi avevano rappresentato molti di voi. Non ero a conoscenza del fatto che il testo Burocrazia fosse già stato pubblicato, mi parlava di una pubblicazione imminente, quindi dovrebbe essere stato pubblicato a settembre, o siamo, vi pregherei di consultare il sito internet della casa editrice che è Il Mulino, dovrebbe essere già disponibile il testo in questione, che vi ripeto è stato concepito dal professore come una continuazione ideologica, come un ponte di quel percorso interrotto dal 1983. Erano anni che lui si proponeva infatti di riprendere quel discorso e finalmente è riuscito, ha avuto il tempo per appunto completare il lavoro. Poi allora, vabbè, le solite domande: quanto tempo passa dalla prova preselettiva alla prova scritta? In condizioni normali, ragazzi, passano 3 mesi. L'ultima volta le prove preselettive sono state l'11 febbraio, le prove scritte l'11 maggio, quindi marzo, aprile, maggio, 3 mesi. Quando l'ho fatto io, le prove preselettive sono state il 17 luglio e le prove scritte il 15 ottobre 2004, e quindi 3 mesi. In tutti gli altri concorsi sono sempre state tra i 3 e i 4 mesi. Adesso non lo possiamo sapere, perché magari appunto si fanno le prove preselettive, poi scoppia un lockdown, succede appunto che l'epidemia esploda, le prove scritte si faranno dopo il vaccino, quindi non è una tempistica che possiamo prendere per buona. Però ci auguriamo che le cose vadano per il meglio e che quindi, diciamo, tra le prove preselettive e le prove scritte passino i canonici 3-4 mesi, non si vada oltre. Poi, tema di storia e caso pratico. Avendo letto i suoi libri, la trattazione per la storia deve essere ampio respiro o riportare anche il fatto, che intende per riportare il fatterello? Diciamo che sì, la trattazione di storia deve essere ad ampio respiro. Non capisco cosa voglio dire riportare il fatterello, cioè limitarmi solo ad un'analisi socio-economica istituzionale. No, no, parti sempre dai dati. Se ti si chiede un tema, per esempio, sulla svolta e sulle riforme burocratiche del fascismo, fai una premessa in cui dici quando nasce il fascismo, quali sono gli eventi storici che portano appunto alla marcia su Roma. Certo, più dati storici ricordi, più dati storici sei in grado di inserire nel tema, meglio è, però poi ci deve essere anche la parte storiografica, la parte critica, il riferimento anche alle riforme legislative, burocratiche, chiaramente non può essere il tema di storia una cronostoria di fatti ed episodi, perché altrimenti appunto saresti un automa che ricorda le date, un automa che ricorda gli eventi, invece il tema
tema di storia necessita anche di una cura, di considerazioni storiografiche, di letture, di approfondimenti, capite? Non è solo il fattarello, allora su quello sono d'accordo, se per fattarello intendete la cronostoria degli eventi, no, non basta quello, ci vuole anche una capacità di affastellare un discorso più ampio. Sì, 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 ci siamo capiti sul discorso di Fattarello, per carità, tutto a posto. Poi ci sono altre domande. Economia politica, io rispondo dicendo una cosa, avete letto il bando? No, perché queste sono le cose che mi fanno veramente incavolare. Cioè, c'è gente che continua a chiedermi economia politica, ma scusate, dov'è economia politica? Perché io non l'ho mai aperto il libro di economia politica per il concorso per la carriera prefettizia, eppure l'ho vinto, quindi forse mi sarò perso qualcosa io. Perché dovete studiare economia politica per i quiz? No, non vi serve studiare economia politica per i quiz, basta semplicemente prendere in considerazione, ovviamente, per quanto riguarda i quiz, la banca dati e imparare a memoria le domande di economia politica. Non serve sapere l'economia politica, non dovete fare una prova di economia politica. È un anno che la dico questa cosa, santo Dio, è un anno che è stato pubblicato il bando, leggetevi almeno il bando. Poi, altre domande. Questo è carino, sono giurista di economia, non capisco un bip, né ho alcuna conoscenza della nomenclatura, puoi stare tranquillo, anch'io di economia politica non capivo un bip, l'ho studiata dopo per n motivi, ma non l'ho studiata certo all'epoca, ho veramente imparato come un idiota a memoria le risposte delle domande della banca dati e ho superato i quiz, ed è quello che vi consiglio di fare, imparare a memoria le risposte giuste di quella banca dati, e tanti saluti alle economia politica non sarà oggetto della prova scritta, quindi a cosa vi serve? Tra l'altro, anche se foste degli economisti, non avreste il tempo materiale per ragionare e ricordare sul quiz, perché il quiz è una prova mnemonico-temporale di prontezza e rapidità nella risposta. Quindi, paradossalmente, anche chi conosce l'economia politica non è avvantaggiato, ma è svantaggiato, perché magari tende a ragionare, perché conosce la materia, e perde tempo, e quindi non riesce poi a dare la risposta nei tempi giusti. Per caso pratico posso applicare la tecnica di redazione del parere avvocato? Non, sì, perché no? È un qualcosa che si avvicina molto, perché riporto il fatto, perché poi individuo le norme di diritto, perché poi do la soluzione al caso concreto. Sì, mi sembra un ragionamento che si può assolutamente condividere. Buongiorno, vorrei sapere se esistono raccolte di temi svolti anche di storia. E vabbè, noi abbiamo pubblicato questo dove ci sono anche dei temi di storia, non tantissimi temi di storia, ma ci sono dei temi di storia. Noi poi durante il corso agli iscritti abbiamo anche fornito del materiale didattico su alcuni siti di storia contemporanea, su alcuni articoli di dottrina e approfondimenti scritti praticamente da professori di storia contemporanea. La raccolta dei temi in realtà presentava 12 temi di storia contemporanea della pubblica amministrazione. Non pochissimi, quindi diciamo che questo per quanto riguarda la questione di storia. In merito allo studio, consigli, riassunti, schemi, argomenti per... Sì, assolutamente sì, gli schemi sono una cosa meravigliosa. Io li ho sempre fatti, li faccio tuttora. Guardate, vi faccio vedere. Io se devo fare una lezione su un argomento, ecco qua, in una facciata in Word schematizzo per punti quello che sarà la lezione. Certo, poi io da questi punti tiro fuori 2 ore di discorso. Però, vabbè, è una cosa che si acquisisce con il tempo. Sì, dovete assolutamente avere gli schemi perché vi aiutano in fase di ripasso. Poi, beh, mi pare che vi siete, diciamo, calmati sulle domande. Non ce ne sono più. Aspettiamo un attimo che se ne caricano. Le partite civiche si possono tralasciare? Sì, parliamone, certo, assolutamente. Sicuramente io tralascerei il diritto di famiglia, facendo gli scongiuri, tralascerei la responsabilità medica, tralascerei ovviamente le successioni alle donazioni, tralascerei i diritti reali, mi andrei a concentrare al 90% su obbligazioni, contratti, associazioni, fondazioni, persona fisica, diritti della personalità, chiaramente, perché il tema poi può essere trasversale e quindi se ricordate che c'è l'area libertà civile di immigrazione, dove viene in gioco i diritti inviolabili dell'uomo, libertà di asilo, libertà di circolazione, quindi sicuramente, sì, sicuramente delle parti di diritto civile possono essere tralasciate, come nel diritto amministrativo possiamo tralasciare la parte sul processo, la parte sulle espropriazioni, la parte sugli appalti, ma dal punto di vista tecnico, cioè se
parliamo di anomalia dell'offerta, se parliamo di avvalimento, le questioni specifiche tralasciarle, i principi generali no, sapere che cos'è la concorrenza, sapere che cos'è un bando, sapere quando si può impugnare un bando per una gara d'appalto, sapere che cos'è il favor partecipazione, sì, i principi generali, l'impostazione generale sul diritto di appalti, sì, le questioni specifiche, chiaramente l'avvalimento, il sottosoglia, quelle direi di no, ampiamente e con grande tranquillità direi di no. Potrebbe gentilmente mostrare lo schema, ma guardate, lo schema non c'entra niente, questo ve lo leggo, è uno schema sul problema delle fonti, e c'è scritto premessa generale sul principio di legalità, se io devo spiegare le fonti faccio una premessa generale sul principio di legalità, poi devo fare la differenza tra le tre concezioni cardini, principio di legalità in senso relativo, in senso legalità formale, legalità sostanziale e riserva di legge, sono i tre principi che in diritto costituzionale vengono, diciamo, argomentati e utilizzati quando si parla e si fa una lezione sulle fonti. Rapporto tra principio di legalità e fonti secondarie, qual è il fondamento del potere regolamentare del governo, che differenza c'è tra regolamenti e ordinanze e linee guida ANAC come nuova, appunto, pseudo fonte del diritto. Che cosa si intende per legalità di regolazione, criticità della legalità di regolazione, esiste un principio di tipicità delle fonti secondarie, punto interrogativo, sono dei punti che io poi sviluppo nella lezione. Chiaramente, insomma, ognuno fa lo schema come meglio crede, ovviamente. È importante farlo, lo schema, dopo aver studiato un argomento. A fine giornata io dico, ok, cosa ho imparato oggi, cosa ho capito oggi, ma non è che mi copio lo schema dal libro. Chiudo il libro, mi concentro e comincio a fare uno schema che deve avere una sua logicità. E quindi mi scrivo, per esempio, ne so, premessa generale sull'istituto, riferimento, quello che ricordo. Chiaramente se di fronte ad un pomeriggio di studio non riesco ad impostare uno schema, c'è qualcosa che non va, vuol dire che mi devo l'indomani ristudiare l'argomento, cioè lo schema è una sorta di test di autoverifica. Se io dopo un pomeriggio di studio chiudo il libro e non mi ricordo niente, allora abbiamo un problema grosso quanto una casa. Se invece dopo appunto un pomeriggio di studio io invece riesco a schematizzare un argomento, allora siamo appunto sulla buona strada. Poi altre domande, a proposito della possibilità di tralasciare alcuni argomenti in merito al diritto amministrativo, la parte processuale che tipo di approfondimento deve avere? Allora rispondo a questa domanda dopo che faccio una pausa di 10 secondi per andare a prendere il mio assistente, scusate che ve lo presento perché sta piangendo di là. Allora la tata oggi sabato non è venuta, la mamma ha dovuto accompagnare la sorella al nuoto, allora noi facciamo lezione col piccolo assistente, adesso lo vado a prendere che sta piangendo di là, aspettatemi. Eccoci qua, e questo se non stai in braccio a papà non sta buono, quindi finché non viene la mamma lui ci dà una mano. Allora vediamo un po' di accendere il microfono. Sì, mi sentite? Allora vieni qua tu, ecco, così fagli vedere quando sei piccolino. Allora, e l'anno prossimo mi aiuterà a fare lezione, lui già l'ha detto. Allora, domanda. Alcuni argomenti di diritto amministrativo che possiamo tralasciare. Sì, la parte processuale, voglio essere chiaro. Allora, il riparto di giurisdizione me lo farei. I principi generali, il principio di effettività, il principio del giusto processo, il diritto di difesa, anche qui come negli appalti, cerchiamo di farci i principi generali, il ruolo del Consiglio di Stato, la funzione nomofilattica dell'adunanza plenaria, la tutela cautelare, appunto vi dicevo esattamente i principi generali, certo poi sulle questioni specifiche, che ne so, il ricorso incidentale, no. No, assolutamente no, perché il funzionario prefettizio non è un avvocato dello Stato, però guardate, il funzionario prefettizio deve preparare una memoria che poi manda in avvocatura di Stato per determinate problematiche, quindi un minimo di nozioni processuali deve averle, sapere cos'è almeno il ricorso incidentale, sapere cosa sono i motivi aggiunti, ma sapere cos'è, ma non andrei oltre quel livello.
Poi, eccolo là, benvenuto a lui, eccolo là, è un piacere averlo con noi, speriamo che sta buono. Poi abbiamo, diciamo, altre domande. Per la prova pratica, quali test ti consiglia? Ragazzi, questo, è andata via la seconda edizione. Ora vi dico che la casa editrice mi ha contattato, forse facciamo una nuova edizione, perché avete letto i giornali, si discute di rivedere i famosi decreti sicurezza. Questo significa che praticamente tutta la legislazione in materia di immigrazione e forse anche la disciplina della sicurezza urbana, il decreto Minniti, il decreto poi di Salvini e quant'altro potrebbe essere oggetto di revisione. Questo ovviamente porta a due conclusioni. Primo, molti mi hanno chiesto quando avremmo fatto le lezioni sul caso pratico. Io ho sempre detto non le facciamo finché non siamo a ridosso delle prove scritte, perché sapevo che sarebbero arrivate le modifiche normative che probabilmente nei prossimi mesi arriveranno. E allora possibilità, ma è una possibilità che la casa editrice deve valutare, di fare una, diciamo, aggiornamento, un'addenda di aggiornamento del testo in questione. E quindi, ovviamente, poi su questo vi darò notizie se si tratterà di una edizione completamente nuova. Perché con la scusa a questo punto si innova e si fa una nuova edizione, che è un'edizione che completa l'altra, nel senso che chi ha comprato questa ha i temi di diritto amministrativo, non che quei temi non vadano più bene, intendiamoci, ma ne metteremo degli altri per arricchire la preparazione. Oppure forse la scelta che farà la casa editrice è semplicemente fare un'appendice di aggiornamento sui casi pratici alla luce delle modifiche normative. Questo per quanto riguarda il discorso modifiche normative che sopravverranno. I diritti reali devono essere approfonditi? No, non credo, ragazzi, penso proprio di no. E poi ancora interdittiva antimafia, sì, codice antimafia, sì, ma più che altro saperle per il caso pratico queste cose. Non credo che si possano essere oggetto di una prova. Usura e riciclaggio, non c'è diritto penale, quindi usura e riciclaggio no. Voi mi direte, sì, ma c'è la competenza prefettizia, sì, ma la competenza prefettizia dal punto di vista amministrativo dello sportello antiracket e antiusura, poi non è che devo sapere il reato di usura a menadito. Chiaramente anche a livello di nozioni generiche, chiunque di voi sa come funziona l'usura e come funziona il riciclaggio, ma è ovvio che non vi si richiede la conoscenza penalistica dell'istituto. Perché la parte del governo del territorio non ha qualche connessione con gli enti locali o con l'ordine pubblico? Allora forse non ci siamo capiti cos'è il governo del territorio. Governo del territorio, col concetto di governo del territorio si intendono le espropriazioni, la pianificazione urbanistica, il piano regolatore. Questa è l'interpretazione che la Corte Costituzionale ha dato del concetto di governo del territorio. Non governo nel senso di potere politico, capite? Quindi c'è chiaramente un fraintendimento in questa domanda e quindi lo volevo chiarire. Privacy, sì. Privacy più che altro perché ovviamente c'è il rapporto tra accesso e riservatezza, c'è il problema dei dati sensibili, c'è il tema dei diritti inviolabili dell'uomo e quindi d'altra parte se vi ricordate nell'ultimo concorso il tema di storia alla fine era una sorta di tema di diritto costituzionale perché si parlava dei diritti inviolabili dell'uomo sostanzialmente dell'evoluzione dei diritti della personalità quindi può sempre tornare utile. Sì, vabbè, grazie. Qui c'è qualcuno che fa i complimenti a me, a lui. Bravo, lui sta buono, lui sta sempre. Questa notte è stato quando è che siamo svegli? Noi siamo svegli dalle 6. Noi siamo svegli dalle 6 e lui sta in braccio al papà, dorme col papà. Appena il papà lo posa nel letto, piange. Quindi lo devo riprendere, me lo devo passeggiare. Quindi, insomma, questo è quanto. E poi, volendoci male, il Ghisalberti conviene leggere. Scusate, sarò una biblioteca vivente. Il Ghisalberti, che testo è? Perdonatemi. Poi, se mi dite l'autore, è un testo di storia, un approfondimento di storia contemporanea, mi sembra. Storia, sì, storia istituzionale. Ho visto la copertina da qualche parte, non lo conosco. Storia costituzionale, non lo conosco. Però secondo me da 20 anni a questa parte qualsiasi funzionario prefettizio incontrerete per strada vi dirà che la coppia massima è, diciamo, Melis e Sabatucci Vidotto. Io ho fatto quello, quelli prima di me hanno fatto quello, quelli dopo di me hanno fatto quello. Quindi non vado a complicarmi la vita, vi dico la verità. Già c'è veramente tanta roba da studiare, quindi e questo è quanto. Poi andiamo alle domande in chat.
Se non avete altre domande, noi iniziamo subito. Che dici? Allora, nel testo 2020 ci sono temi di... potrebbe essere... Ah, sì, interessi usurari, sì, di civile, sì, ma non ho detto di no, perché quando io parlo di contratti e obbligazioni, certo, nella disciplina dei contratti e obbligazioni il tema dell'usura è un tema importante, perché ci sono state le sezioni unite da poco sul problema della usura, sulla questione, sulla famosa ordinanza di emissione sull'usura e sull'applicabilità della legge appunto antiusura anche ai moratori. E poi comunque la traccia di civile la fa sempre un professore ordinario di diritto civile, attenzione, quindi sicuramente sì. E poi ancora privacy, sì, ma senza esagerare con questa privacy, cioè voglio dire, giusto quei quattro concetti importanti: la responsabilità per l'illecito trattamento di dati personali, il rapporto tra accesso e riservatezza, la differenza tra dati sensibili, personali e supersensibili. Ma poi non è che stiamo facendo il concorso al garante della privacy, quindi vedo sempre che ritorna questo GDPR come se fosse un incubo. State tranquilli, non è il concorso al garante privacy. Bisogna sapere di tutto un po', bisogna avere una preparazione, perché quella del funzionario prefettizio è una preparazione generalista, non è il funzionario dell'AGI, come non è il funzionario della garante privacy che ha appunto una conoscenza specialistica. C'è ancora possibilità di iscriversi al corso? Sì, abbiamo iniziato il 1 settembre, ma potete iscriversi, anzi molti si stanno iscrivendo in questi giorni, in realtà stanno recuperando a raffica le lezioni di storia, perché sono state già caricate 10 lezioni di storia. Adesso, in questo momento, alle 9 è stata caricata la prima lezione che ha ad oggetto le fonti, e questa è la lezione più importante, perché è una lezione a cavallo tra amministrativo e costituzionale. Le fonti, i regolamenti, la differenza con le linee guida ANAC, il principio di legalità delle fonti, i bandi di gara, le fonti atipiche, gli statuti degli enti locali. Questo è un punto importantissimo. Quindi fate in tempo ancora di iscrivervi, anche perché chi lo sa, rinvii di rinvii, potremmo arrivare alle prove scritte a luglio, quindi noi dovremo finire il corso a giugno. Però se poi le prove vengono anticipate, anticipiamo anche il calendario, anche perché il corso è interamente online a causa ovviamente coronavirus. Cosa significa corso online? Significa che io registro appunto proprio da questa stanza le lezioni, e poi vengono caricate in piattaforme learning con un timing. Per esempio, vengono caricate il sabato o la domenica, per consentire di studiare a chi nel fine settimana può studiare. E quindi sostanzialmente, se poi le date del calendario cambiano, io vorrò dire che registrerò con più intensità più lezioni per finire il programma primo. E il codice delle leggi prefettizie aggiornato sarà pubblicato? Sì, pubblicheremo ovviamente una raccolta delle leggi quando saremo sotto concorso e quando saranno cambiate ovviamente le leggi. I controlli? Sì, è vero, noi dobbiamo fare anche lo studio sulla legislazione speciale per le varie aree, ordine pubblico, immigrazione, enti locali. E quindi enti locali, per esempio, il problema può essere quello di una incompatibilità di un sindaco che è anche parlamentare, lì c'è l'incompatibilità per quanto riguarda il cosiddetto, diciamo, meccanismo dei controlli elettorali. Però voglio dire, noi dobbiamo sempre fare un caso pratico, ma in un concorso, quindi non è che possiamo andare a vedere come si fa la verifica del seggio elettorale, no? Quello non c'entra, è una questione pratica che si fa sul campo. E poi ci sono lezioni aggiornate magari in tema di Covid-19? No, non vi esaltate, io non ho fatto lezioni sul Covid. L'unica cosa che è cambiata un po' col Covid, qual è? Sì, vabbè, insomma, questi ultimi decreti, il decreto agosto, il decreto semplificazione e quant'altro, che hanno certo modificato sia la disciplina degli appalti che la disciplina del procedimento amministrativo, hanno tutte le modifiche quella. Sicuramente di quelle si darà conto, ma se ne darà conto nel nuovo corso. Ormai le lezioni del vecchio corso sono quelle, il corso è finito. Il corso è finito a maggio, non abbiamo più caricato nulla fino a maggio, perché il corso aveva una durata fino a giugno, cioè istituzionalmente il corso è finito a giugno. Poi vi resta comunque online per qualche altro mese, però il corso quello lì è finito. Poi altre domande? Bah, se non ne avete altre, aspettiamo un attimo che ne caricano altre, poi possiamo procedere alla disciplina dello scioglimento. Vorrei farvi una panoramica d'insieme, appunto per lo scioglimento, diciamo, degli enti locali, dei consigli comunali e provinciali. E poi appunto andiamo a prendere proprio un bel decreto ministeriale recente sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Allora, cominciamo appunto con ordine. Intanto vi dico subito il
riferimento normativo da cui partire. No, c'è un'altra domanda, però non la capisco. Ah, e dai ragazzi, pensate a fermare le prove presettive a novembre? Io lo spero, che volete che vi dica? Io spero che le prove presettive si facciano a novembre, perché vorrebbe dire che non finiamo il lockdown, perché vorrebbe dire che l'epidemia è sotto controllo, che volete che vi dica? Ma non lo so, sinceramente non lo so, l'ho detto prima, su questo io non mi sbilancio. Mi sono sbilanciato dicendo, secondo me, anche per un fatto organizzativo, contenzioso, Fiera di Roma, eccetera, eccetera, si potrebbe fare a febbraio. Io mi auguro che si ricalchi la tempistica di 3 anni fa. Prove scritte a febbraio, prove quiz presenti a febbraio, prove scritte ad aprile barra maggio. E penso che poi sarà così, perché la macchina amministrativa si è fermata, hanno nominato la commissione, ma poi si è fermato tutto, quindi potrebbe essere non facile ripartire così presto. Nel soccorso è prevista anche la correzione di temi e casi pratici? È certo che sì, ci sono 30 temi, tracce di casi pratici, anzi mi scuso per il ritardo, perché molti mi hanno mandato dei temi che ancora non ho corretto, però adesso mi metto, diciamo, con un po' più di calma a correggere i temi arretrati, ma capite che qua, tra questo qui e la sorella e il lavoro e problemi vari, insomma, il tempo è poco, però tranquilli che saranno corretti tutti i temi, diciamo, arretrati. Poi basta, direi che ci siamo, grosso modo ci siamo, possiamo partire. Allora, se parliamo dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per appunto problemi connessi alla delinquenza mafiosa, all'infiltrazione mafiosa, dobbiamo partire innanzitutto dalla storia dell'istituto. La storia dell'istituto è veramente tragica, perché l'istituto fu introdotto con un decreto legge. Il decreto legge lo potete rintracciare su internet, è il 164 del 1991, me lo sono appuntato, e parlo di una storia tragica perché molti di voi non sanno cosa successe nel 1991 quando fu introdotto appunto questo decreto legge. Fu appunto, fu praticamente, c'è un microfono. C'è una manina alzata. I temi di storia chi li corregge? Alcuni li correggo io, alcuni li corregge il professore di storia, nel senso che in realtà li correggiamo entrambi a seconda appunto del tempo a disposizione, ce li prepariamo, ce li diciamo distinguiamo entrambi. E poi il professore di storia è nostro, che ci ha fatto le lezioni, insomma, è il professor Gervasoni, Marco Gervasoni, che ha fatto appunto le lezioni, ci ha, diciamo, ha impreziosito il corso con le sue lezioni. E poi vi dicevo, un microfono acceso, possiamo spegnere i microfoni, per favore, possiamo spegnere i microfoni. Ok, vi dicevo, appunto, 1991, decreto legge 164, cosa succede di così drammatico? Sostanzialmente si verificano in Calabria le barbare uccisioni da parte appunto della criminalità organizzata di esponenti dei clan rivali. Addirittura in alcuni paesi calabresi l'illegalità è talmente diffusa che una volta si verifica l'episodio, che fa dire poi al ministro dell'interno: ora basta, dobbiamo intervenire. Viene mandato l'esercito in Calabria, viene appunto introdotto appunto questo decreto legge. L'episodio era capricciante, se volete ve lo racconto, me lo troverete nella cronaca dei giornali. Praticamente viene uccisa una persona, gli viene decapitata la testa. E poi si fa tiro a bersaglio con la testa di questa persona nella pubblica piazza in pieno giorno. Quindi praticamente si arriva all'anno zero. Arriva all'anno zero, viene mandato l'esercito in Calabria. Il ministro decide che si deve intervenire e modificare anche la legislazione sugli enti locali, proprio perché i comuni, diciamo, di alcune aree calabresi, ma anche siciliane, di alcune zone, appunto, erano probabilmente infiltrati alla criminalità organizzata. Poi si scoprirà, appunto, negli anni successivi, la famosa mafia nord, il processo appunto Emilia, lo scioglimento del comune di Bardonecchia, che sarà un trauma perché ci si accorgerà che la mafia si era infiltrata anche nella provincia di Torino. Recentemente scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose in Val d'Aosta. Oggi è un fenomeno a 360 gradi, ma il fenomeno nasce appunto nel meridione. Siamo nel 1991, viene emanato d'urgenza questo decreto legge 164 del 1991. Successivamente vi dico che il testo appunto di riferimento, la 142 del 90, nota come legge ovviamente sugli enti locali, non prevedeva lo scioglimento antimafia. Ecco perché si interviene con una disciplina ad hoc che è praticamente fuori appunto dalla disciplina ordinaria della 142 del 90. E oggi però appunto la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, ma non solo, di quelli anche delle ASL, comunque di tutti gli enti locali per infiltrazioni mafiose,
è appunto disciplinato dall'articolo 143 del testo unico enti locali. Quindi direi di prendere il testo unico enti locali all'articolo 143, così ragioniamo guardando le norme e proviamo anche a fare una condivisione schermo. Allora, prendiamo appunto il TUEL all'articolo 143. Adesso proviamo a fare la condivisione schermo. E share screen, eccolo qui, dovreste vederlo. Così partiamo appunto dalla norma, al testo normativo e lo commentiamo. E, allora, dunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 141, perché il 141 fa riferimento ad altre ipotesi di scioglimento che però non hanno a che fare con le infiltrazioni mafiose, i consigli comunali o provinciali sono sciolti quando a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59,7. Poi vedremo quali sono questi accertamenti. Questi accertamenti praticamente implicano il ruolo del prefetto, sono le cosiddette ispezioni, gli accertamenti appunto che può fare il prefetto, anzi volendo possiamo, se si apre i collegamenti per testuale, accedere all'articolo 59 del comma 7 e vediamo come funziona il meccanismo sì, ma è stato, questo è stato poi modificato, abrogato e finito nel codice antimafia, quindi lasciamo da parte, torniamo alla vecchia schermata. Questo diciamo è un tema poi che approfondiremo meglio, quello delle cosiddette verifiche prefettizie. Insomma, appunto, a seguito di accertamenti devono emergere elementi concreti, univoci e rilevanti. Attenzione a questa tripartizione, devono essere elementi concreti, univoci e rilevanti. Ve lo segnalo perché, come vedremo poi, la giurisprudenza nel valutare la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti utilizzerà appunto delle formule particolari, cioè ci dirà per esempio che si dovrà utilizzare una valutazione secondo la logica del più probabile che non e non secondo la logica di Bard. Mi porto subito avanti con il problema. Cosa significa logica di Bard? Cosa significa logica del più probabile che non? Significa sostanzialmente fare riferimento appunto al fatto che la prima obiezione che si potrebbe fare al sistema dello scioglimento appunto per infiltrazioni mafiose è data dal fatto che praticamente si viene ad incidere attraverso lo scioglimento in maniera quindi assolutamente radicale sull'istituzione democratica più vicina ai cittadini, che è appunto il comune o anche la provincia, attraverso appunto un atto che, badate bene, non è fondato su accertamenti penali determinati con sentenza passata in giudicato. Voglio dire, facciamo una riflessione di sistema. L'articolo 27 della Costituzione ci ricorda che esiste la presunzione di non colpevolezza, la presunzione di innocenza, e allora ci aspetteremmo probabilmente che lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale debba essere emanato soltanto appunto a seguito di una sentenza passata in giudicato che accerti un coinvolgimento con fatti di mafia e con infiltrazioni mafiose da parte dei sindaci, da parte dei dirigenti. E invece non è così, perché, e qui entriamo nel merito della natura giuridica di questo istituto, si tratta di un istituto con valenza anticipatoria e cautelare, nel senso che questo istituto consente lo scioglimento dell'ente locale a prescindere da un accertamento penale dei fatti ed a prescindere da una sentenza di condanna passata in giudicato. Ed allora qualcuno potrebbe appunto come valutare questi elementi univoci, concreti e rilevanti? Questi elementi concreti, univoci e rilevanti, attenzione, non devono essere valutati, come dice la giurisprudenza, nella logica di Bard. Ora, che cos'è Bard? Chi è Bard? Bard è un acronimo, B-A-R-D. Questo acronimo individua una metodologia particolarmente rigorosa di accertamento processuale dei fatti. È un acronimo che deriva praticamente dalla nota formula secondo cui si può essere condannati in sede penale soltanto quando emergano elementi circa la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, behind all reasonable doubt, BA, appunto Bard, BARD.
Questo è ovviamente il meccanismo del processo penale, ma attenti, qui siamo fuori dal processo penale, questa è una misura amministrativa di prevenzione nella quale non è necessario richiedere l'accertamento penale del fatto con la certezza e il rigore metodologico tipico del processo penale, perché altrimenti si arriverebbe tardi, se andassimo a sciogliere il Consiglio Comunale solo dopo che la sentenza della Cassazione è passata in giudicato e ha accertato le responsabilità penali. E quindi accertato la condanna per 416 bis, per 416 ter, per concorso esterno del sindaco, del dirigente, e allora sarebbe un intervento tardivo. La caratteristica di questo intervento, che è, appunto lo accomuna anche alla cosiddetta informativa prefettizia antimafia negli appalti pubblici, è che si tratta di un intervento di tipo puramente anticipatorio cautelare. Ed allora ecco che la giurisprudenza ci dice, nella valutazione di quelli che la norma chiama elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso, si deve prendere in considerazione il principio, appunto, non della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, ma appunto il principio del più probabile che non, quando insomma appaia più probabile piuttosto che non probabile che vi sia stata l'infiltrazione mafiosa, chiaramente, ma non ne vogliamo una prova processuale certa. Veniamo poi, appunto, intanto al procedimento. La norma ci dice che a seguito delle ispezioni, degli accessi prefettizi emergono chiaramente, e questo emergerà nella relazione prefettizia e dopo ce ne andremo a leggere una, elementi univoci, concreti, rilevanti di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Voi pensate che poi lui l'altro giorno si è fatto la lezione sugli appalti in braccio al Papa, quindi sta diventando un grande esperto. Elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77,2, ovvero forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del processo di formazione della volontà degli organi eletti e amministrativi. Fermi tutti, cioè non basta che ci sia l'infiltrazione, serve un nesso di causalità. È necessario che questo collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso rappresenti l'antecedente, appunto, causale, se così possiamo dire, per appunto produrre un evento, quindi nesso di causalità, causa-effetto tra l'infiltrazione, il tentativo di infiltrazione e l'evento. Qual è l'evento? L'evento è l'attitudine di questa infiltrazione a condizionare, vedete, a condizionare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi. Questo significa che il consiglio comunale o i dirigenti, quando opteranno per l'effettuazione di scelte politiche o di scelte dirigenziali amministrative, non seguiranno il principio del buon andamento ed imparzialità, non tenderanno ad agire nel rispetto, appunto, dell'interesse e del benessere della collettività, come sarebbe giusto e come sarebbe istituzionalmente lecito attendersi da un comune o da una provincia, quindi da un ente che opera nel rispetto dei principi costituzionali. Ma appunto questi soggetti tenderanno ad operare e quindi ad orientare la macchina amministrativo-burocratica e l'azione concreta della pubblica amministrazione al preservare gli interessi della cosca mafiosa, sia dal punto di vista degli interessi economici che dal punto di vista degli interessi, potremmo dire, di controllo del territorio, chiaramente. E quindi qui quali sono gli elementi classici? La turbativa d'asta, appalti che vengono orientati per favorire sempre le aziende vicine alla criminalità organizzata, il ricorso fuori dai casi previsti dalla legge all'affidamento diretto senza gara dei servizi, appunto, pubblici essenziali in favore però di imprenditori collusi o vicini alla criminalità organizzata. Ed infatti questo tema fa il paio col tema delle infiltrazioni antimafia e con il tema delle blacklist, della whitelist presso, appunto, le prefetture, temi che poi vedremo ovviamente di trattare. E quindi vi dicevo che cosa succede sostanzialmente? Forme di condizionamento degli stessi tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi da compromettere, e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, ovvero che tali risultino tali da recare grave e perdurante pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica. Cioè si sarebbe verificato non più, appunto, un principio di legalità,
ma un principio di legalità in cui a gestire quel comune sotto le mentite spoglie di un sindaco fantoccio è il locale clan delinquenziale, con conseguenze se facilmente intuibili anche sulla tenuta dell'ordine pubblico. Quindi ne va non solo del buon andamento e di imparzialità e della legalità degli atti, ma anche una questione chiaramente di sicurezza pubblica. Che cosa può garantire ai cittadini? Che sicurezza e incolumità può garantire ai cittadini un sindaco che in realtà è a libro paga del clan mafioso? Capite qual è appunto il senso della disposizione? Ma andiamo avanti, procediamo appunto con la lettura della norma, vediamo cosa ci dice la norma. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale, provinciale, direttore generale, dirigenti e dipendenti. Questa è un'innovazione, perché nella formula originaria si guardò soltanto al potere politico. Successivamente ci si è resi conto che in realtà l'infiltrazione criminale può passare attraverso la collusione del segretario comunale, del dirigente, dei vertici amministrativi degli enti locali, che potrebbero essere vicini o imparentati con clan mafiosi o avere interessi economici con appunto clan mafiosi, perché diciamoci la verità, chi è che firma poi l'aggiudicazione di una gara d'appalto, chi è che firma una concessione edilizia, chi è che appunto procede ad una determina, a una variante di piano che favorisce i terreni di proprietà appunto del clan locale? È il dirigente, quindi è ovvio che vi deve essere anche la collusione appunto del dirigente. Poi attenzione, qui diciamo che si può distinguere la figura del dirigente o del funzionario che è colluso da quella appunto del dirigente o funzionario che è vittima. Potremmo anche avere situazioni in cui il funzionario o il dipendente agisca purtroppo per paura della propria vita, della propria incolumità, e quindi da un punto di vista penalistico questo soggetto potrebbe anche non essere condannato per concorso esterno, ove dimostri la sussistenza di uno stato di necessità, ove dimostri che, ove non avesse obbedito agli ordini provenienti dal clan, avrebbe potuto appunto, diciamo, mettere a repentaglio la propria vita o la vita della propria famiglia. Ma dal punto di vista amministrativo poco importa, egli comunque ha piegato alla logica del clan l'azione amministrativa e pertanto ci sono elementi sufficienti per procedere ad uno scioglimento. A quel punto il prefetto competente per territorio, quindi il prefetto della provincia nel cui ambito si trova il comune, che gioca con quest'altro foglio, aspetta che papà ti dà questo, che fa più rumore, questo qui, il prefetto nomina, attenzione, in tal caso, prima il prefetto competente dispone ogni accertamento opportuno promuovendo l'accesso. Che vuol dire l'accesso? Il prefetto manda appunto praticamente dei funzionari prefettizi a fare l'accesso. L'accesso significa che si scartabellano i funzionari tutto quello che è stato fatto nel comune negli ultimi 6 mesi, 12 mesi. Quindi si comincia innanzitutto dalle assegnazioni dirette, dei bandi dall'assegnazione appunto di servizi appunto con affidamento diretto, poi si esaminano i bandi e si cominciano ad incrociare i dati, si notano strane coincidenze, che a vincere le gare d'appalto sono le stesse ditte quando si fanno le gare, ma spesso le gare non si fanno e si fa l'affidamento diretto dove invece non si dovrebbe fare la gara, oppure che sono stati disposti per esempio per la gestione dei servizi pubblici locali delle disposizioni particolari che finiscono col favorire sempre le stesse aziende, quindi ne va anche della libertà di concorrenza. Insomma, attraverso questa indagine a tappeto da parte dei funzionari prefettizi si incrociano dati che portano poi ad un quadro fattuale piuttosto solido, e quindi non siamo più nell'ambito del sospetto, ma all'inizio appunto abbiamo il sospetto, poi abbiamo, attenzione, quasi diciamo non dico la prova chiaramente, ma abbiamo una serie di appunto indici ragionevoli che ci inducono appunto a ritenere che vi sia un grave pericolo di infiltrazione criminale. La norma poi ci dice: in tal caso il prefetto nomina una commissione di indagine composta da 3 funzionari della pubblica amministrazione, che poi in genere c'è sempre un membro della carriera prefettizia, che può essere un viceprefetto aggiunto, poi c'è un contabile, un dirigente contabile che può guardare i dati economici, ed un altro funzionario. In tal caso nomina quindi la commissione, la famosa terna prefettizia, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui il titolare per delega del ministro dell'interno sulla base della previsione del decreto legge, eccetera eccetera. Queste poi sono norme che andremo a vedere. Entro 3 mesi dalla data di accesso, quindi c'è un'ispezione dura 3 mesi, pensate, no?
ora lui si sta arrabbiando, cioè dopo appunto i primi 3 mesi l'ispezione può essere prorogata ed è rinnovabile per un altro periodo massimo di appunto 3 mesi, non mi toccare il computer, per una durata ulteriore di 3 mesi, e dopodiché la commissione termina gli accertamenti e presenta una relazione al prefetto con le proprie conclusioni. Quindi la commissione rassegna, vieni qua, rassegna le proprie conclusioni. Rassegna appunto le proprie conclusioni e le presenta chiaramente al prefetto. Entro il termine di 45 giorni, vedete, siamo in condivisione schermo, entro il termine di 45 giorni dal deposito appunto delle conclusioni, la commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito elementi di quel comma 1 in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, che praticamente il prefetto stesso presiede, come sapete, è un tavolo tecnico in cui siede il procuratore della Repubblica, il distrettuale antimafia, il capo della distrettuale antimafia, i vertici dell'arma dei carabinieri e appunto i vertici poi della DIA provinciale, no? Delle coloro che svolgono le indagini antimafia e quindi per delega della procura antimafia, i vertici della guardia di finanza a livello provinciale, quindi c'è questo tavolo tecnico presieduto dal prefetto, si fa il punto della situazione prendendo in considerazione che cosa? Anche quello che sta accadendo, omicidi eccellenti, strani appunto strani episodi, attentati dinamitardi in danno del sindaco, in danno del vice sindaco, in danno dei dirigenti. Che cosa vogliono dire questi episodi di violenza? Li stanno intimidendo, li stanno ricattando, erano sotto il loro controllo. Quindi dare una sorta di chiave di lettura anche degli episodi di violenza. Per questo serve ovviamente appunto il comandante provinciale dei carabinieri, che ci presenta una relazione e ci dice che cosa è successo. Ci sono state appunto dei sentori particolari in quel comune, quindi non solo un controllo amministrativo, ma a volte ovviamente l'infiltrazione mafiosa fa rumore perché ovviamente si esprime attraverso appunto tentativi dinamitardi. Cioè se per esempio capita che il sindaco si sia appunto ribellato, e allora subisce, che ne so, l'attentato dinamitardo sotto casa, gli fanno esplodere la macchina, gli mandano un messaggio mafioso, e allora lì il prefetto deve stare attento, perché non è appunto un fenomeno di racket delle estorsioni dove per esempio c'è il rischio che sia stato minacciato un imprenditore, ma qui il sindaco ovviamente rappresenta, ha funzioni di rappresentante di governo. Se un sindaco fanno saltare in aria l'auto, è un fenomeno che va al di là dell'ordine pubblico, è qualcosa che può essere preoccupante chiaramente, anche dal punto di vista del segnale mafioso di tentare di condizionare la politica di quel comune. Quindi appunto ecco da qui il ruolo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si invia al ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui comma primo, anche con riferimento appunto alla posizione del segretario comunale o provinciale, del direttore generale, dei dirigenti. Cioè dobbiamo dire che ovviamente i dirigenti in questo caso hanno posto in essere comportamenti strani, i dirigenti magari risultano anche imparentati con appunto esponenti del clan locale, perché anche la valutazione della parentela in queste situazioni ha un peso. Nella relazione sono indicati poi, come vi dicevo, appalti, contratti, servizi interessati da fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata, o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di quel presente articolo e per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può chiedere, ovviamente in maniera riservata, perché qua c'è il segreto istruttorio, e vi dirò di più, questi fatti non possono essere oggetto di accesso agli atti, è ovvio, qui sono atti segretati, c'è il segreto d'ufficio, il segreto appunto istruttorio, per cui il procuratore della Repubblica competente dice in deroga al 329 comunica le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per esigenze del procedimento, ma sono comunque informazioni sensibili. Lo scioglimento di cui al primo comma è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'interno. Ti stai arrabbiando tu? Su proposta del ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei Ministri entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione. Ora vedremo relazione del prefetto e decreto del ministro Lamorgese, del ministro dell'interno, che ha sciolto recentemente un comune. Quindi scendiamo dal teorico al pratico. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e appunto
pregiudizievoli per l'interesse pubblico. La proposta indica altresì gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del Consiglio Comunale Provinciale comporta la cessazione della carica da sindaco, presidente della provincia, componente rispettive giunte e ogni altro incarico comunque connesso appunto alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi in materia di funzionamento e appunto degli organi predetti. Quindi mi pare che possiamo, diciamo, considerare conclusa l'analisi, se così possiamo dire, normativa della questione, e dopodiché appunto procediamo adesso ad una serie di questioni, diciamo, analitiche sulla base di quello che prevede appunto di quello che insomma è stato il dibattito giurisprudenziale, no? Dopo aver concluso l'esame normativo. Intanto vi porto un po' di statistiche, ma così per amor di cronaca. Dal 91 al 2018 sono stati sciolti in Italia... Amore, che c'è? Il ciucciottino. Allora, sono stati sciolti in Italia dal 91 al 2018, ben pensate, 274 comuni. Scusate. Vai. 274 comuni. La punta massima si è avuta nell'anno 1993 con ben 34 scioglimenti. Il minimo nel 1995 3 scioglimenti, nel centro-nord 14, tutto il resto nel centro-sud, quindi fatevi due conti. Per quanto riguarda poi il problema del sindacato da parte del giudice amministrativo, come funziona il meccanismo del sindacato del giudice amministrativo sul decreto di scioglimento? È chiaro che intanto, Tito, facciamo riferimento appunto ad un provvedimento amministrativo, perché il primo problema che si potrebbe porre è impugnabile il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale? Certo che è impugnabile, perché non è un atto politico, ma è un atto di alta amministrazione. Nonostante appunto rechi la firma del ministro, chiaramente è un atto di vertice, quindi è un atto di alta amministrazione, non è un atto politico, perché se fosse un atto politico non sarebbe impugnabile, perché l'articolo 7 del Codice del Processo Amministrativo ci dice ovviamente che avverso gli atti politici non esiste giurisdizione del giudice amministrativo. Andiamo a vedere allora a questo punto un altro problema che più che il caso pratico può riguardare un po' l'eventuale tema della prova di diritto amministrativo. Quali sono le criticità di questo tipo di situazione? Intanto viene fortemente criticata, se così possiamo dire, stai buono, l'ampia discrezionalità di cui gode l'autorità prefettizia, perché vedete, questo potrebbe portare poi al contenzioso, cioè al fatto che magari la relazione prefettizia appare viziata da difetto di istruttoria, nel senso che non sono stati realmente valutati i fatti, o da difetto di motivazione. Le statistiche però ci dicono in realtà che i TAR hanno annullato dal 1991 ad oggi soltanto in 25 casi gli scioglimenti, quindi fate i due conti, su 274 decreti di scioglimento soltanto 25 sono stati ribaltati, annullati poi dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi nel 90% dei casi il giudice amministrativo conferma la legittimità di questi provvedimenti, quindi vuol dire che appunto l'amministrazione dell'interno ha lavorato bene, chiaramente, visto che la sua attività è stata poi vagliata attraverso il controllo del giudice amministrativo. Ci sono alcune considerazioni da fare di tipo generale, di tipo costituzionale. Primo, si potrebbe dire che questo tipo di situazione incide ovviamente su uno dei capisaldi, dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che è appunto il principio di democraticità, il principio di rappresentatività, il principio secondo cui appunto i cittadini eleggono i propri rappresentanti, e poi invece interviene il prefetto, che non è un organo politico, ci mancherebbe, e tuttavia con questo provvedimento il prefetto finisce con l'incidere sul principio di democraticità. Certo, lo fa, ma lo fa per estirpare il male che può nascondersi dietro appunto il principio di democraticità. Tuttavia sicuramente c'è una riflessione da fare circa la compatibilità costituzionale di questo principio di questo istituto col principio di democraticità, e poi soprattutto c'è un'altra considerazione da fare, che questo provvedimento di scioglimento colpisce tutti, vanno a casa tutti, va a casa l'intero Consiglio Comunale, senza prendere in considerazione magari la posizione dell'opposizione. Perché magari la maggioranza che esprime quel sindaco è appunto vicina alla criminalità organizzata, ma l'opposizione ha denunciato sempre le infiltrazioni, l'opposizione ha battagliato contro il sindaco, contro gli affidamenti diretti, contro le gare truccate. Poi però anche i consiglieri opposizione vanno a casa, e questo potrebbe in qualche modo considerarsi ingiusto o lesivo del loro diritto di difesa. Tuttavia la questione è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale proprio appunto per questo profilo nel lontano 1993, e la Corte Costituzionale ha respinto, se volete approfondire,
la sentenza è la 103 del 1993, ha appunto respinto questo tipo di censure. Quello che tuttavia è necessario appunto attenzionare è l'adempimento corretto e completo dell'obbligo di motivazione, cioè appunto il decreto di scioglimento deve essere correttamente motivato per relazione, cioè facendo riferimento agli elementi che devono essere concreti, precisi, puntuali e come emergenti dalla relazione prefettizia. Altra questione che vi segnalo in materia, la più importante circolare emessa dal Ministero dell'Interno, che è una circolare interpretativa emanata subito nel 1991 per dare delle linee guida ai prefetti su come orientarsi sull'applicazione di questo istituto, è la numero 7102 del 1991, circolare applicativa del Ministero dell'Interno. Questo a sonno. E dopodiché appunto un'altra questione fondamentale è appunto che bisogna fare attenzione alle relazioni che devono essere dettagliate, alla motivazione del provvedimento, alla cura appunto dell'istruttoria. La natura giuridica dell'atto, ve l'ho detto, si tratta di un atto di alta amministrazione, non di un atto appunto politico, come pure originariamente si era sostenuto. Non si richiedono accertamenti di tipo penalistico, ma basta appunto un mero fumus, se così possiamo dire, cioè basta appunto un mero fumus, diciamo, no? Quindi non serve la prova, ma basta che ci sia all'apparenza lo svolgimento dell'infiltrazione in atto. E poi appunto altre considerazioni interessanti che mi sono appuntato, per esempio, ecco, la deroga alla partecipazione. Questo è un aspetto importante. Ci sono pendenti in Parlamento delle proposte di legge su questo istituto, e queste proposte di legge mirano in realtà, pensate, certo, se adesso non riesco ad addormentare mentre faccio lezione sono veramente un mostro a questo punto, vediamo se riesce a dormire. Queste garanzie partecipative, queste proposte di legge, pensate, insistono su un aspetto. Si dice sostanzialmente lo scioglimento del Consiglio Comunale è comunque un provvedimento lato sensu sanzionatorio, e i nostri principi ci dicono che quando si applica una sanzione, per il principio del giusto procedimento, deve essere garantita il contraddittorio e la partecipazione al soggetto che viene appunto sanzionato. Questo è quello che è il principio del giusto procedimento. Ebbene, non viene garantita alcuna forma di contraddittorio ai consiglieri comunali, cioè non c'è la possibilità, in deroga alla 241 del 90, che il sindaco o i membri del consiglio comunale vengano sentiti dal prefetto a difesa. Non viene consentito appunto a difesa. Quindi sostanzialmente questo potrebbe rappresentare un vulnus al principio del giusto procedimento, ed infatti alcuni disegni di legge hanno insistito nel tentativo di inserire forme appunto di contraddittorio preventive. Però in realtà la giurisprudenza ha detto e ha chiarito più volte che non si tratta di un procedimento sanzionatorio, non è una sanzione, una punizione nei confronti del sindaco o del dirigente, ma si tratta di un provvedimento a carattere preventivo preso nell'interesse della collettività. Quindi dovrebbe, diciamo, a questo punto venir meno il problema del giusto, della lesione del diritto, appunto, del diritto al contraddittorio. Quindi, però vi do atto del fatto che ci sono delle proposte di legge che mirano al coinvolgimento nello scioglimento appunto dei consigli comunali anche appunto del contraddittorio, il diritto al contraddittorio. E altra questione interessante: l'impugnazione avviene attraverso il rito speciale del 119 CPA, quindi è un rito abbreviato, ovviamente come nella materia degli appalti c'è un rito accelerato, perché si tratta di una situazione assolutamente delicata, per cui è chiaro che il giudice amministrativo deve far luce immediatamente e deve trattare il ricorso con priorità, perché ne va in gioco che cosa? Il principio di democraticità, per cui se quel comune è stato sciolto si deve appunto, ed è stato presentato un ricorso, è giusto che la questione venga risolta in tempi piuttosto brevi. E poi un'altra questione abbastanza interessante è la competenza funzionale del TAR Lazio, cioè praticamente, ecco, qui c'è una considerazione da fare: se viene sciolto un comune da parte del prefetto di Reggio Calabria, non è competente il TAR Calabria, quindi in deroga ai principi di riparto della competenza, ma sarà sempre comunque competente il TAR Lazio. Questa scelta è stata fatta in qualche modo chiaramente per primo perché si è voluto favorire la specializzazione del TAR Lazio, perché così altrimenti se si fosse consentito il ricorso presso il TAR competente per territorio avremmo avuto ovviamente orientamenti giurisprudenziali difformi, mentre così pronunciandosi soltanto il TAR Lazio si spera di avere una sorta di
di unificazione degli orientamenti giurisprudenziali e soprattutto appunto si spera di avere il Tarlazzo su questo ormai è più specializzato chiaramente. E poi appunto un'altra questione appunto interessante è lo studio dell'articolo 144 dove poi ci spiega l'articolo 144 cosa succede all'ente locale dopo l'intervenuto scioglimento, con la nomina praticamente dei commissari. Aspettate un attimo questo. Tieni, 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 tieni. Ecco qua. E poi a questo punto direi, dopo aver tra mille difficoltà acrobatiche trattato la questione dal punto di vista teorico, ti sei stufato, non ti piace più te questa cosa. E andiamo appunto a vedere adesso in condivisione schermo il decreto di cui vi parlavo prima. E allora, qual è appunto il decreto di riferimento? Andiamo qui, Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale, la vedete? Condivisione schermo? Sì? Perfetto. Allora, scioglimento del Consiglio Comunale di Pizzo e nomina della Commissione Straordinaria Prefettizia. Gazzetta Ufficiale il 17 aprile 2020. Allora, intanto abbiamo appunto il decreto del Presidente della Repubblica, perché sapete poi la disciplina prevede che su proposta del Ministro dell'Interno il Presidente della Repubblica ovviamente provveda allo scioglimento appunto. Allo scioglimento, al decreto di scioglimento. Allora, vediamo un attimino cosa dice l'articolo 1 del decreto. Considerato che nel comune di Pizzo, provincia di Vibo Valentia, gli organi elettivi sono stati rinnovati alla postazione amministrativa del 2017, considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale. Rilevato altresì che la permeabilità dell'ente, permeabilità, cioè l'ente è permeabile appunto ai condizionamenti esterni, perché è chiaro che ci sono due possibilità, che il procedimento si concluda, hai sonno tu, che il procedimento si concluda con una sorta di assoluzione, cioè non viene deciso lo scioglimento perché praticamente si rileva che i tentativi di condizionamento non sono andati a buon fine. Per fare un esempio, hanno fatto saltare in aria l'auto del sindaco, ma il sindaco non si è piegato, ha continuato ad agire nella legalità. Quindi la terna prefettizia conclude dicendo qui è tutto a posto, nonostante l'intimidazione è tutto a posto. Quindi c'è una sorta di procedimento che potremmo, diciamo, in termini penalistici considerare di archiviazione, oppure appunto al contrario sia lo scioglimento. Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo con andamento e imparzialità attività comunale, rilevato la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, ha recato grave pregiudizio agli interessi della collettività, ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione appunto locale, ritenuto che al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Pizzo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale, disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale, visto il 143 del testo unico enti locali, vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata, che adesso ci leggeremo, e ne costituisce parte integrante, vista la delibera appunto del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio, perché la procedura prevede ovviamente anche il coinvolgimento semplice e lineare, il Consiglio Comunale di Pizzo, Vibo Valentia, è sciolto. Andiamo a vedere appunto gli allegati. Allegato nel Comune di Pizzo, questa è appunto la relazione del Ministro, vogliamo leggere, leggiamo la relazione del Ministro, poi c'è la relazione del Prefetto. Però appunto è interessante perché, dai, stai buono! Stai buono un attimo. È interessante perché, aspetta, ma tu non puoi buttare il ciuccio di continuo, papà te lo prende, ma tu lo butti. Che è? Dai, stai buono, dai. Allora, andiamo a leggere la relazione. Nel comune di Pizzo, Vibo Valentia, i cui organi elettivi sono stati rinnovati e bla bla bla, sono state riscontrate forme di ingerenza, eccetera, eccetera. Allora, guardate i dati fattuali, appunto, di riferimento. Il 19 dicembre 2019 si è conclusa una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla distrettuale antimafia di Catanzaro e dall'arma dei condotta all'arma dei carabinieri, che ha portato, pensate, complessivamente 416 indagati, esecuzione di 344 misure cautelari.
L'operazione ha coinvolto il sindaco e un altro amministratore locale del comune di Pizzo, nonché altri componenti dell'apparato burocratico, che sono stati contestati a vero titolo numerosi reati, tutti aggravati dall'associazione per delinquenza mafiosa. Il primo cittadino e il comandante della polizia municipale, per i quali è stata risposta misura restrittiva custodia cautelare in carcere, sono indagati per diversi reati, tra cui anche concorso esterno in associazione mafiosa. Sono indagati, non sono stati condannati. Però basta, appunto, come vi dicevo, che vi sia l'indagine per far, appunto, scattare la tutela preventiva. Ora, è chiaro che, cioè, ho preso in considerazione il primo decreto di scioglimento, non me ne vogliono gli amici calabresi, ma avremmo potuto prendere uno scioglimento di un comune napoletano o di un comune lombardo, non cambiava nulla, è solo per farvi capire giustamente come funziona il meccanismo. Tra l'altro a Pizzo fanno un tartufo di Pizzo, il famoso tartufo di Pizzo, il gelato, insomma, buonissimo, una bellissima città, ci mancherebbe. In particolare, appunto, al sindaco viene contestato di aver concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione, alla realizzazione e agli scopi dell'associazione mafiosa operante nella provincia e su altre zone del territorio calabrese. E quindi, appunto, poi vi ripeto, la relazione è interessante, ma è anche interessante l'allegata relazione del prefetto. Relazione del prefetto, ecco qui, questa si scarica tutto sul sito internet del Ministero dell'Interno. Ufficio, appunto, territorio del governo di Vibo Valentia, appunto, organo periferico, area quindi prima pubblica sicurezza. Questa è la relazione praticamente che viene mandata dal prefetto ai sensi del 143 al Ministro dell'Interno. Possiamo leggerne alcuni stralci, ma insomma, questo potete poi, appunto, approfondirlo anche voi. E niente, quindi direi, abbiamo quindi fatto che cosa? Una in prima, diciamo, infarinatura teorica dell'istituto e poi, appunto, abbiamo visto ovviamente come funziona nella pratica sia il procedimento e quindi vi invito chiaramente vi invito quindi, appunto, a leggere sul sito internet del Ministero dell'Interno, insomma, anche atti, appunto, analoghi e quindi altri decreti di scioglimento, ma vedrete che gli elementi che vengono presi in considerazione dal punto di vista normativo e fattuale sono sempre quelli. Allora, domande? Perché io a questo punto lo devo portare a Ninna. Se avete domande? No. Attivo un attimo la chat. Sì, la chat c'è. Ok. Allora. Ok, allora, finiamo la condivisione schermo. Ok, deve intervenire qualcuno perché non riesco a vedere la chat. Ma adesso si è arrabbiato. Allora, avete domande? Vuole intervenire qualcuno? Vediamo un po'. Qualcuno ha scritto qualcosa nella chat? Vediamo la chat. Ecco, chat. Ok. Ma scusate, non è prima il consiglio e poi il funzionario? Volevo solo ringraziarla, il procedimento quindi è solo indizi di misure di prevenzione, come il TD li ha fatti. Sì, esatto. Perfetto, benissimo, sì, è il principio di prevenzione. Non trova che c'è troppa discrezionalità su questo argomento facendo riferimento al 132? Sì, e soprattutto qui il problema di fondo è che il sindacato poi del giudice amministrativo è un sindacato di tipo estrinseco, è un sindacato debole, è un sindacato che potremmo definire non sostitutivo, e questa è una questione, insomma, abbastanza nota. Vale quindi il principio, appunto, di precauzione e di precauzione e quindi di prevenzione. Va bene, se non avete altre domande, io questo è... ha stato un sonno terribile. Allora, se non avete altre domande, io a questo punto, diciamo che darei appuntamento, insomma, direttamente, appunto, alla prossima occasione, se avremo occasione di fare, diciamo, altri webinar sull'argomento. Va bene? Vi ringrazio per la partecipazione. Buona giornata a tutti.